questa edizione di Salute e Società, carcinoma mammario, tumore della prostata, il vaccino antimeningococco B. Bentrovati da Marco Caracciolo. Gli inibitori CDK4/6 sono una nuova classe di farmaci che agisce su un nuovo target, le molecole chinasi ciclina dipendenti 4/6, che aumentano la velocità con cui le cellule tumorali crescono e si dividono. La loro inibizione impedisce la replicazione del DNA delle cellule tumorali e blocca di conseguenza la loro moltiplicazione. Si tratta di un meccanismo che tiene conto delle complesse regolazioni all'interno della cellula tumorale nella sua progressione da una fase all'altra del ciclo cellulare e quindi in ultima analisi alla moltiplicazione cellulare. Da un lato abbiamo stimoli diretti che raggiungono il DNA, dall'altro abbiamo una serie di meccanismi che sono volti a controllare che il passaggio da una fase all'altra del ciclo avvenga in maniera corretta, quindi quando tutte le necessità della precedente fase sono state risolte nei meccanismi di progressione e quindi di crescita delle nostre cellule e delle cellule tumorali. Queste chinasi ciclino-dipendenti sono dei controllori, sono degli elementi che avendo validato il passaggio di tutti i punti di controllo precedenti, consentono alla cellula di progredire verso una fase più avanzata del ciclo cellulare e quindi in ultima analisi di avvicinarsi ancora di più alla mitosi, quindi alla formazione di due cellule figlie. Modulare in maniera di inibizione queste chinasi ciclino-dipendenti significa ridurre la possibilità che la cellula ha di passare da una fase all'altra e quindi significa impedire alla cellula di dividersi con maggiore velocità e quindi una cellula che rimane in uno stato di quiescenza in genere va incontro ad apoptosi, cioè a morte cellulare programmata. E questo è un meccanismo sicuramente innovativo rispetto alle tante altre interferenze più o meno aspecifiche con elementi cellulari che poteva indurre la chemioterapia o a interventi come la terapia antiormonale per quanto riguarda l'interazione negativa sul sistema di controllo ormonale. Palbociclib è stato approvato in Europa per il trattamento di donne con carcinoma mammario metastatico localmente avanzato, HR positivo e HER2 negativo. Quali sono le caratteristiche di questa popolazione di pazienti? Queste sono le pazienti che normalmente identifichiamo come pazienti affette da una neoplasia recettore ormonale positiva che presentano una negatività per un altro importante elemento che guida la replicazione cellulare, quindi la proteina HER2 che può essere spenta con altri farmaci specifici. Quindi si tratta, diciamo, del gruppo di pazienti con una neoplasia cosiddetta ormonosensibile che possono essere trattate per molto tempo con diverse manipolazioni ormonali. Anzi, direi che in tutte le linee guida la prima indicazione al trattamento per queste pazienti è proprio con una terapia antiormonale, quindi una prima linea metastatica è meglio sempre nelle pazienti di questo tipo che sia iniziata con una terapia antiormonale. È chiaro che avere a disposizione un farmaco come il palbociclib e come i farmaci che appartengono a questa classe che aumentano in maniera significativa, perché nei diversi studi abbiamo visto delle risposte veramente importanti, questo tipo di attività della terapia antiormonale ci dà molta più sicurezza e quindi anche i colleghi che forse vedevano nel ricorso alla chemioterapia un momento di maggiore tranquillità e per la paziente e per loro, pur consapevoli delle maggiori tossicità che le pazienti dovevano affrontare, troveranno in questa associazione di terapia antiormonale associata a palbociclib una motivazione forte in più per seguire quelle che sono le linee guida e quindi la possibilità di utilizzare fin dalla prima linea le associazioni di terapia antiormonale e palbociclib. Quali sono gli unmet need per questo gruppo di pazienti con tumore mammario? Sicuramente quello di riuscire a evitare quanto più a lungo possibile il ricorso alla chemioterapia. La chemioterapia
non ci deve spaventare perché abbiamo imparato a gestire in maniera ottimale gli effetti collaterali, ma sicuramente alcuni effetti sono un effetto di classe, penso all'alopecia che tanto preoccupa molte delle nostre pazienti, oppure ad alcuni effetti più subdoli e più significativi che possono comparire. Quindi diciamo che avere a disposizione delle modalità di trattamento di grande efficacia che possano protrarre o rinviare nel tempo la necessità di ricorrere alla chemioterapia significa rispondere ad una reale necessità delle pazienti, quella di poter godere maggior tempo possibile senza avere gli effetti collaterali negativi della chemioterapia. Uno dei problemi del tumore della prostata è il ritardo della diagnosi, che in circa il 10-20% dei casi arriva nella fase già avanzata. Se la malattia viene diagnosticata precocemente e trattata in modo integrato, ha una prognosi buona nella maggior parte dei casi. Quali sono i fattori che ostacolano il riconoscimento tempestivo della malattia? Fondamentalmente perché il tumore della prostata si sviluppa nella parte periferica della ghiandola e quindi questo condiziona il fatto che non ci sono sintomi in tutta la prima fase di sviluppo della malattia. Ovviamente questo condiziona il fatto che la malattia va al di là della capsula prostatica con una certa frequenza e quindi l'urologo vede, o l'oncologo, ma più frequentemente l'urologo, vede tardivamente il paziente, solo quando il tumore è diventato avanzato, qualche volta addirittura un 15% dei casi metastatico. Quali sono generalmente l'evoluzione e la prognosi della patologia? Cosa si intende per forma metastatica resistente alla castrazione? Ma per fortuna il tumore della prostata è un tumore a lenta evoluzione nella maggior parte dei casi, tranne una percentuale un po' più bassa nella quale la malattia può essere anche tumultuosa. Dal punto di vista dei fattori che prendiamo in considerazione, quelli più importanti sono legati al fatto che a un certo punto della sua storia questa malattia diventa resistente a quello che è il trattamento principale della malattia, cioè la castrazione, un termine brutto, però di fatto questa malattia cresce in presenza del testosterone, quindi dell'ormone maschile, è proprio il nutrimento della malattia. A un certo punto, purtroppo, nonostante che si possa mettere in atto una terapia con deprivazione di testosterone, la malattia va avanti lo stesso e questa è la malattia resistente alla castrazione. E quali sono le strategie adottate in presenza di malattia aggressiva o non localizzata? Allora, in presenza di una malattia aggressiva la strategia terapeutica è inizialmente ormonale. Quindi si fa in modo che il fattore di crescita, cioè il testosterone, venga azzerato e che quindi il paziente possa avere un beneficio in questa fase dal trattamento anti-ormonale, quindi antitestosterone. Nella fase successiva poi, quando si diventa resistenti alla castrazione, si cominciano a utilizzare dei farmaci con meccanismi di azione particolari. Perché quello che succede in questa fase, cioè nella fase di resistenza alla castrazione, è che il tumore comincia a crearsi il suo nutrimento all'interno della cellula e quindi avere a disposizione farmaci che siano in grado di ostacolare questa nutrizione interna alla cellula è molto importante. La chemioterapia è un'altra arma a disposizione e la usiamo nelle forme più aggressive. Ma quello che è importante, che sta avvenendo in questi ultimi anni, è che abbiamo farmaci in grado di mettersi in mezzo tra la terapia ormonale, quella iniziale, quella fino alla resistenza alla castrazione, e la chemioterapia, per allontanare il periodo all'inizio del trattamento chemioterapico. Questo è quello che fa l'enzalutamide, uno di questi nuovi farmaci che proprio in questi mesi è arrivato agli onori della cronaca. In Europa il batterio meningococco B causa circa l'85% dei casi di meningite tra i bambini piccoli. La maggior parte di questi supererà l'infezione senza effetti seri, ma più di un bambino su 10 soffrirà di grave disabilità neurologica.
Ogni 8 minuti una persona nel mondo muore di meningite e ogni anno con la vaccinazione in generale potremmo evitare fino a 3 milioni di morti e 750.000 casi di disabilità. Sono i numeri di una malattia, la meningite, letale e spesso sottostimata, ma che può essere curata e sconfitta grazie alla vaccinazione. Oggi sono infatti disponibili vaccini contro tutti i ceppi, compreso quello più insidioso, il meningococco B, scoperto grazie al team di ricercatori italiani del centro GlaxoSmithKline di Siena, dove un gruppo di esperti ha parlato dell'importanza della prevenzione. Oggi tra Siena e Rosier, oltre ad avere un centro di ricerca, produciamo circa 80 milioni di dosi all'anno. Queste dosi vengono distribuite in tutto il mondo e copriamo una serie di vaccini per una serie di malattie. Il settore dove siamo arrivati a primi nel mondo in qualche modo è il settore dei vaccini contro il meningococco. Il meningococco, come sapete, è una malattia terribile che non perdona, che uccide il 10-20% delle persone che vengono colpite e non c'è nessun rimedio se non la vaccinazione. I dati dell'utilizzo del vaccino MenB sono eloquenti. In Gran Bretagna la campagna di vaccinazione di tutti i nuovi nati nel 2015 ha portato alla quasi totale eliminazione della malattia. In Italia si assiste ancora a fenomeni di sottovalutazione della meningite, una malattia che, lo ricordiamo, può portare alla morte nel giro di 24 ore. I vaccini hanno dimostrato la loro importanza sia a livello individuale che di popolazione negli ultimi decenni in una maniera incontrovertibile. Noi oggi non vediamo più intorno a noi un caso di poliomielite, non vediamo un caso di difterite, il tetano ormai sono casi rarissimi, la pertosse è ridotta di tanto e così via. Non solo. C'è qualcuno che dice sì, ma queste malattie stanno scomparendo per conto proprio. Non è vero, non è assolutamente vero. Queste malattie in altre regioni del mondo in cui non si può vaccinare bene come ci si vaccina in Europa o negli Stati Uniti, per ovvi motivi anche di risorse, in questi paesi la poliomielite esiste ancora, la difterite circola e come. Non solo, ma se noi smettiamo anche per pochi mesi di vaccinare, queste malattie ritornano. Nel centro di immunologia dell'ospedale Meyer di Firenze è stato elaborato un metodo che ha rivoluzionato a livello internazionale il sistema di diagnosi batteriologica, consentendo di individuare in pochi minuti la presenza del batterio responsabile della meningite o di altre infezioni. L'importanza del metodo molecolare per svelare i casi di meningite è un'importanza enorme, che ormai è riconosciuta in tutti i paesi del mondo e per primo anche dal CDC di Atlanta, cioè il centro per il controllo delle malattie più grande del mondo. Praticamente quello che ormai sappiamo benissimo è che questo metodo è almeno 3 volte più sensibile del metodo culturale per fare la diagnosi. Quindi significa che accanto alla coltura, nello stesso momento mentre chiediamo la coltura, dobbiamo chiedere anche il metodo molecolare, perché in quel modo avremo 3 volte più spesso la diagnosi e sapremo molto meglio contro che germi stiamo combattendo. La ricerca e la produzione di vaccini svolta in particolare nei centri di Siena e Rosia, in Toscana, ha reso GlaxoSmithKline il primo produttore di vaccini a livello mondiale e la prima azienda farmaceutica in Italia per presenza industriale. L'acquisizione dei vaccini da Novartis circa 2 anni fa ha avuto un valore di 6,5 miliardi di euro, quindi un valore enorme, e questa buona parte di questo investimento è destinato all'impianto di Siena e di Rosia. Quindi per GSK il settore dei vaccini è strategico e rappresenta all'incirca un terzo del fatturato globale, quindi un importante asset che non soltanto è nel trattamento delle patologie, ma anche nella prevenzione. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.